Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Oggi Ash inizia il suo viaggio nella regione di Sinnoh. Quindi preparatevi voi che avete come regione preferita quella di Sinnoh, perché da ora in avanti il gameplay vi piacerà ancora di più. Detto ciò, vi faccio vedere la nostra squadra, che è composta solamente da Pikachu. Swallow è il nostro volo vivente, lo tengo solamente per volo ma non lo userò e lo terrò solamente finché non avremo un Pokémon come Starevia, immagino, che potrà imparare volo, per appunto. Quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, facermi sapere cosa ne pensate voi della regione di Sinnoh, qual è la vostra regione preferita e cosa ne pensate dell'anime che è stato fatto alla regione di Sinnoh. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Ditemi anche la squadra che Ash usa Sinnoh per essere sicuri. Da quello che so, Ash avrà Staraptor, ovviamente Pikachu, Torterra, Infernape, Gible e Buizel. Da quello che so sono questi 6 Pokémon che avrà Ash. Qui sopra non possiamo passare, però là vediamo subito uno strumentino, uno strumentopolo misterioso. A questo punto scendiamo e guardate chi incontriamo subito, un iconico Starly, eccolo qui. Ma certo che vogliamo prenderlo. Ash ottiene subito uno Starly. Eccolo qui, non vogliamo dargli il soprannome, diamogli subito un'occhiata però. È a livello 3, ovviamente lo mettiamo davanti per iniziare ad allenarlo un po', però diamogli un'occhiata. Allora, Sassy Nature. E come abilità ha Kinai. Ok, non può droppare la precisione. Allora, la sua natura diminuisce la velocità ed aumenta la difesa speciale. Pessima natura per Starly. Pessima, pessima, pessima. Perché questo è un Pokémon che deve essere veloce. Peccato, noi in questo gioco siamo sfortunatissimi con le nature dei Pokémon che dobbiamo usare, purtroppo. Allora, scendiamo un po', vediamo che Pokémon nuovi possiamo incontrare qui nella regione di Sinnoh. Un altro Starly. Eccolo qui, però noi dobbiamo usare il nostro star iconico. Quindi andiamo a catturare lui per poi metterlo nel box. Vi ricordo che sto facendo un living dex di tutte le regioni di Pokémon. Per ora abbiamo completato quello di Kanto. Ci manca uno o due Pokémon per quello di Johto. E piano piano completeremo anche quello di Hoenn. Mentre per quello di Sinnoh abbiamo appena iniziato con questo nuovo Starly. Quindi scendiamo, andiamo a sud. Oh, Chatot, anche lui ci manca. E lui tra l'altro è uno stadio evolutivo unico. Quindi, catturandolo, ci portiamo già a casa una linea evolutiva completa di Sinnoh. Vediamo se va. Ovviamente grazie alle Velox Ball è tutto molto più velocizzato. Tranne per questo dannato Chatot. Sostituiamo e mandiamo Pikachu per prendersi un po' di danno in faccia. Ok, non mi aspettavo che Chatot potesse resistere ad un attacco. Andiamo di Level Ball allora, vai. Va bene, non mi aspettavo che Chatot potesse resistere a una Velox Ball. Chatot livello 3. Boh, va bene. Preso con una Level Ball, perfetto. E ci siamo presi anche lui. Il nostro Staryu sale a livello 5. Bene così. Eccolo qui Chatot. E per adesso gli aggiunge tutta la squadra, ma ovviamente li lasceremo giù. Abbiamo una pozione, ma certo che sì. Curiamo il nostro Starry e proseguiamo. Oh, siamo già arrivati a sabbia fine, attenzione, eh. Avrei potuto fare meno di curare il mio Starly, allora. Sei venuto qui per sfidare le palestre? Vai a nord e ad est per la prossima città. Ok, vai a nord-est essenzialmente. Il professor Rowan is stern. It's hard to approach him sometimes. Stern forse è un po' chiuso, non conosco questa parola in inglese, comunque magari un po' scorbutico, è difficile approcciarlo certe volte. Ok, questo è il laboratorio del professor Rowan, ci andremo subito. Prima però facciamo una capatina al centro Pokémon, diamoci una curata così per il meme, tanto non ci servono appunto le cure, in questo caso. Poi, tu con te abbiamo già parlato, possiamo entrare qui, ma certo che sì, esploriamo sabbia fine. We used to have a beach here. C'era una spiaggia qui, almeno è quello che, che dice mio padre. Sei venuto da Kanto? Che gran viaggio, assolutamente sì. Kanto, Johto, Hoenn, Orange Islands, Battle Frontier abbiamo fatto. Ed ora siamo a Sinnoh. O sei nuovo a Sinnoh? Questa regione è considerata la migliore da molti. Questo è un messaggio che rompe la quarta parete palesemente. Dato che effettivamente molte persone sostengono che la regione di Sinnoh sia la migliore. Il professor Rowan si concentra sulle evoluzioni dei Pokémon e lì sopra vediamo Lucinda. Non possiamo ancora andarlo a sfidare però. Quindi
andiamo nel laboratorio del professor Rowan. Eccoci qua, e c'è Paul. Grazie, professore, per aver curato i miei Pokémon. Quindi me ne vado. Cosa? Un allenatore is blocking your path and you were hoping to professor could help you? Cosa? Un allenatore sta bloccando la tua strada e pensi che il professore possa aiutarti? Patetico. Just push them aside and move on. Cioè, buttalo, spingilo da lato e continua. Oh, le mie parole ti hanno infastidito? Perché non ci scontriamo allora? Sconfiggere qualcuno come te mi rallegrerebbe la giornata. Niente, Paul inizierà ad essere un gran pezzo di merda, come vedete. E manda a capo Starly a livello 4. Noi abbiamo Starly a livello 5. Speriamo di batterlo allora. Minchia, con Wing Attack non l'avevo notato. Fortissimo. Lui ha Aerosalt però, alla faccia. Wing Attack forse... No, mi sembra che abbia la stessa potenza di Aerosalt. Però Starly a livello 6 è un po' si gode. Elekid, contro Elekid cambia un Pokémon perché Starly non è proprio indicato e mandiamo Pikachu. Mi spiace caro Paul, Pikachu a livello 66 contro Elekid a livello 7. Chi vincerà? Attenzione, uso protezione, stalla la partita, prova a usare la tattica, ma ovviamente non ce la fa. Perfetto, e Chimchar, ecco a questo punto rimandiamo Starly. Rimandiamo il nostro bel Starly. E questa è la prima sfida che facciamo contro il rivale di questa stagione. Di questa regione. Ruota fuoco. Ah, mi ha pure bruciato. Che merda. Mi uccide? No, ok, mi ha tolto un PS. A questo punto ricambia di nuovo Pokémon così spenderei punti esperienza. E mandiamo Pikachu di nuovo. Pikachu lo userò il meno possibile. Come ho fatto anche nelle altre regioni, Pikachu essendo al livello 60.000. Lo tengo in squadra perché è la mascotte di Ash. Però lo userò pochissimo, ovviamente. Ok. Starly a livello 7. In ogni caso, chi se ne frega. Non eri così bravo come pensavo. Fatti da parte. Beh, oddio, ti ho distrutto, caro il mio Paul. Dove ti ho messo quel libro? Se non lo sei tu. Con questo teletrasporto possiamo tornare a Kanto, Owen, Orange Island, Yoto, dove vogliamo. Il professor Rowan fa molto di più che regalare Pokémon. Riesce a capire come i Pokémon si evolvono. Perfetto. Mi regalerai un Pokémon, caro Rowan. Oh, salve. Quindi, immagino che... So I'm guessing the trainer that was in the way was Dawn. Immagino che appunto quell'allenatore che era... che blocca la strada è Lucinda. Ah, ok, stavano parlando di Lucinda quando parlavano di un allenatore che bloccava la strada. Infatti non capivo. Ok, Lucinda è quella che blocca il passaggio a nord-est. È una nuova allenatrice. Quindi magari è un po' indaffarata, ha qualche guaio. Quindi tu sei venuto da Kanto, se ben ricordo. Il professor Oak mi ha informato che saresti arrivato. Sul tavolo di fianco a me c'è un Piplup per te. Non è niente di speciale, quindi non sentirti... nessuna pressione nel prenderlo, ma certo che sì. Prendiamo questo Piplup regalato, che Ash non usa, quindi non userò nemmeno io. Ecco qua. E a questo punto possiamo direttamente lasciare giù alcuni Pokémon nel box. Come vedete, vi faccio vedere giustamente, velocemente, a che punto siamo con il Livindex. Abbiamo tutti i leggendari di Hoenn, di Hoenn, tranne Rayquaza. Poi abbiamo ovviamente i Pokémon, qui sto facendo le uova per i fossili. Piano piano prenderemo anche loro. Ci mancano, vedete, relativamente pochi Pokémon, alcuni dobbiamo farli evolvere. Alcuni dobbiamo semplicemente farli evolvere e prima o poi li troveremo. Ecco qua, mentre quello di Yoto è praticamente completo, tranne per Gligar e questo l'Arbitar che deve evolversi in Tyranitar. Prima o poi mi metterò lì ad allenarlo. Magari lo potrei fare addirittura in live. Ditemi se gradireste delle live qui su YouTube in cui faccio il Livindex di Ash e nel frattempo parliamo, chiacchieriamo, faccio il Livindex appunto di Fire Ash e nel frattempo chiacchieriamo, parliamo di Pokémon o di quello che volete. Allora, iniziamo a lasciare giù questi Pokémon. Quindi tu sei lo Starly... Fasullo, 396, vai qui, 396, poi tu sei il Piplup, ti lascerò giù, 393, perfetto, qua. Ed infine Chatot, che sei il numero 441. Ho già alcuni Pokémon di Sinnoh, perché alcuni li ho già fatti evolvere. Come vedete, alcuni qui ce li ho già, 441, quindi 46, 5, 4, 3, 2, 1, qua. Ecco fatto, come vedete qui al 400, no, 440,
Ho sbagliato qualcosa? Se questo è il 42, difficilmente tu puoi essere il 40 qui, caro Alpini. Avevo sbagliato un conto allora. Perché tu sei il 42, giusto? Ma sei il 38. Wait. 42 qui? Se tu sei il 50. Ho sbagliato qualcosa qui nel conto, ragazzi. Un secondo. 421, 450, giusto? 421, 26, 32, 38, 44, 50. Ok. 44, tu sei il 41. 3, 2, 1, qua. Ok, allora avevo sbagliato io qui. Il 40 è giusto qui. Ok, avevo sbagliato solo chat, non so perché mi fossi confuso. E come vedete ho anche loro. Ho queste evoluzioni molto molto carine che ho fatto durante i miei allenamenti con il Livindex. Più avanti non ho nulla se non un solo Pokémon che magari vi farò vedere più avanti. Quindi mettiamoci qui tutti i Pokémon che cattureremo nuovi o andranno nella nostra squadra o andranno lì. E a questo punto possiamo proseguire verso due foglie. You can find... Ok, va bene, puoi trovare dei Pokémon selvatici nell'erba alta e giustamente ci dice... Ah, lo sapevi già. Ovviamente sì. Ok, non mi metterò a catturare altri Starly, perché spero proprio che... Ah, aspettate però, non ho curato il mio Starly. Posso andare a curarlo molto velocemente qui? C'è un centro Pokémon? No, qui non c'è un cavolo. Ok, a questo punto prendiamoci la Fist Plate, che è la prima plate che prendiamo appunto per Arceus. E questa è l'astralotta. Eccola qua. Prima lastra che prendiamo. Qui a due foglie in realtà non c'è più niente da fare. It's not fair that long got to live. I want to enter contest 2. Questo è triste perché Lucinda se n'è andata. Ok, questa ci insegna Furicutter se vogliamo. Taglio Furia dovrebbe essere. Poi per il resto non c'è nulla. Le case sono addirittura chiuse. Ok, ne non ho visto nessuno da canto, immagino. No, no, ecco, questa è aperta invece. È la casa di Lucinda? No, la casa del nostro campione. Ah no, la casa di Lucinda proprio. Hai incontrato mia figlia Lucinda? Ha appena iniziato il suo viaggio. Non posso... Vorrei indovinare che starter ha preso. Ok, andiamo nella camera di Lucinda. Controlliamo nel suo box. Non si può controllare, peccato. Qui c'è qualcosa? Nope. A questo punto scendiamo. Chissà che starter avrà preso. Piplup, noi lo conosciamo. Mentre questa è la casa di nessuno, non possiamo interagire. Ah, no, aspetta. Barry. Ah, Barry. Credete che troveremo anche Barry in giro? Oltre a Lucinda. A questo punto, allora, voglio andare a curarmi il mio Starly prima di tutto. Prima di fare altre cose in giro per la mappa qui. Incontriamo un Pokémon selvatico, va bene, vediamo chi è. Un altro Chatot e faremo fuga tranquillamente. Fuga, fuga, fuga. Ok, diamoci una curata a Starly, che mi ero dimenticato proprio di curarlo. Ecco qua. Bene. Poi andiamo un secondo al Lago Verità. Vediamo se troviamo un altro Pokémon da catturare nel frattempo. Un Pokémon diverso da Starly e da Chatot? No, sempre Starly e Chatot. Ok. A questo punto sapete che una Velox Ball gliela tiro? A questo Starly, così lo faremo evolvere direttamente in Staravia volendo. E eventuali Staravia che cattureremo li faremo evolvere in Staraptor. Ecco qua, preso. Almeno anche il nostro Starly sale a livello 8, non voglio dare il soprannome, proseguiamo. Tu mi dici qualcosa? Niente, niente di niente. Qui sopra, nada. Tu mi sfidi? Nope. Head up, vai su e raggiungerai il Lago Verità. Grazie, lo sapevo, stavo andando proprio lì, infatti. Lago Verità. Qui c'è uno strumento da prendere, MT-19 telecinesi. E nient'altro essenzialmente per ora. Ovviamente nel Lago Verità potremo forse ottenere Mesprit. No, chi è il guardiano del Lago Verità? Azelfuxio Mesprit. Niente, continuiamo a trovare solamente Starly. Una cosa un po' bruttina. Speravo di trovare anche, non so, un Bidoof. Per dirvi, dovremmo poter trovare anche lui volendo, eh. Niente, Starly in continuazione. Va bene, va bene. Tanto avremo
opportunità di catturare tranquillamente Bidoof, altresì detto il Pokémon schiavo MN, quando vogliamo. Allora, andiamo a vendere la pepita che avevo trovato. Salve. No, voglio vendere, non comprare. Ho detto che voglio vendere, non comprare, grazie. Allora, Nugget, vai, vendi. Grazie. Altro da vendere? Non sembriamo avere altro da vendere. Ok, usciamo. E a questo punto Lucinda ha liberato il passaggio, aveva magari dei problemi con Piplup. Vai, andiamo. Il mio Piplup si è calmato dopo che un ragazzo molto rude gli è passato attraverso, comunque gli è passato come barging through. Barging, non so cosa voglio dire sinceramente in inglese. Magari l'ha sgridato, non lo so. Quindi non c'è più bisogno di preoccuparsi. Scusami per tutto quel casino. Sono Lucinda, una nuova allenatrice. Sei già stato attraverso tre regioni? Hai già viaggiato attraverso tre regioni? Wow, devi essere un pro, devi essere un professionista. Why not show me a few things? Perché non mi mostri qualcosa? Lucinda, in che senso? Ah, vuoi lottare, ok, va bene. Andiamo contro Piplup. Ovviamente il leggendario Piplup di Lucinda. Noi useremo Wing Attack. E un altro Wing Attack. Ah, lui sta usando Accumulo. Ok. Va bene, accumulati pure, Piplup. Wow, perché ridi che t'ho distrutta? Io e il mio Piplup esploreremo un po' ora. È stato bello incontrarti e conoscerti, Glacial. Spero di vederti ancora in giro. Ah, come corre? Brava, corre via. Ok, a questo punto possiamo andare nella parte est del percorso 202 e proseguire. Abbiamo quindi visitato due foglie, Lago Verità, Sabbia Fine, percorso 201, percorso 202. E ci stiamo dirigendo verso, ovviamente lo sapete, Giubilopoli. Allenatore, vai, primo allenatore di Sinnoh. Che piacere incontrarti. Vorresti ascoltare una canzone? In che senso? Hai Chatot? Vediamo, no, Roselia? Ok. Ecco, anche Budiu mi sembra si possa incontrare qui. Questo dovrebbe one-shottarla. Oh, di pochissimo. Per fortuna usa Sunny Day. Grande. Quick attack, così non mi fai alcun tipo di danno. E mi dà anche un botto di esperienza. Ottimo. Livello 10 per Starly. Musica per le mie orecchie. Ma cos'è il tuo Roselia che muore tra le pene dell'inferno? Musica per le tue orecchie? Vai, combattiamo contro questa che ha bisogno di pratica per la sfida contro la palestra. Zio Scizor, scusa. Scusa? aspetta un secondo. Allora, Wing Attack dovrebbe essere normalmente efficace. Acciaio coleottero. Infatti. Metal Claw, va bene. Va bene. Il nostro Starly ha appena battuto un Scizor. Certo, di 5 livelli indietro. Però ha appena battuto un Scizor. Niente male. Anzi, uno Scizor, non un Scizor. Ok, proseguiamo. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi è. Ancora Chatot. Oh, ragazzi, troviamo solo Starly e Chatot, è incredibile. Non abbiamo trovato ancora un Pokémon diverso da Starly o Chatot. Oh, e guardate lì chi c'è. Un Turtwig. E abbiamo trovato finalmente Bidoof anche. Pokémon nuovo. Allora, Quick Ball. E prendiamocelo. Preso. Easy. Beh, ovviamente le Velox Ball, come vi ho detto, hanno velocizzato un casino la cosa del Leaf Index. Ma un casino proprio. La maggior parte dei Pokémon ora li cattura al primo turno. Prendiamo questo Turtwig. Eccolo qui. No, grazie, non gli do un soprannome. Diamogli subito un'occhiata, però. Turtwig, Summary. Vediamo un po'. Abilità Overgrow, va bene. E come natura gli aumenta l'attacco e gli diminuisce la velocità. Questo è buono, invece. Questo è molto buono. Tanto Torterra sarà un Pokémon di base molto lento. Quindi una natura che gli diminuisce la velocità, niente male. E ha 28 EV in attacco comunque. Oh, questo Turtwig ci è andato bene invece. Ha Tackle, Razor Leaf, Bite e Sintesi. Ok, magari. Sapete che non voglio insegnare subito a Pokémon appena trovati delle nuove mosse OP con i miei MT. Voglio che prima si allenino un po' da soli. Poi magari quando diventerà. Oddio, l'evoluzione. La seconda evoluzione di Turtwig, come si chiamava? Oddio, non ricordo. Ho un vuoto di memoria, non è Torterra. Cioè, Torterra è l'ultimo, ovviamente.
Oddio, non ricordo proprio. Tu mi sfidi? Sì. Ha appena vinto una medaglia lui, vediamo con che Pokémon. Marowak? Beh, perfetto per il mio nuovo Turtwig. Per avere un bel po' di esperienza. Va di Razorleaf. A Bone Club. Ci fa relativamente male. Però anche noi gliene facciamo. Ovviamente Turtwig è lentissimo. Ovvio che attacchi prima Marowak. Vai, quanti punti, quanti livelli mi fai? Due livelli subito, ottimo. Tre livelli, ottimo. Ottimo così. What? Beh, grazie per i tre livelli, caro il mio bulletto. Entriamo in questo boschetto per vedere cosa c'è. In questa grotta. Oh, uno Zigzagoon. No, lui ovviamente l'abbiamo già preso. Vai. Qui dentro. Oh, un posto nascosto. Turtwig ti ha dato fastidio? Mi dispiace, tende a vedere i visitatori esterni come un pericolo. Per favore, prendi questo come scusa. È un Miracle Seed. Beh, direi di dare immediatamente questo Miracle Blade a Turtwig. Vediamo di trovarlo. Dov'è il Miracle Seed? Non ne avevo più di Miracle Seed, mi sembra strano. Dovrei averli da qualche parte. Dov'è? Ok, qui in fondo. Give a Turtwig. Mentre l'Amulet Coin lo darei a Starly. Tanto non c'è bisogno di potenziarne le mosse. Almeno magari faremo un po' più di soldi. Allora, qui ci sono degli strumenti nascosti, delle bacche sui fiori. Qui c'è una Loonberry, direi di controllarli velocemente tutti, tanto non ci mettiamo molto. L'Epaberry dovrebbero essere 4 in tutto. Quindi, controlliamo velocemente. Ok, Citrus Berry, ne manca solo una. Vediamo un po' dov'è. Non è qui, non è qui. Vediamo se è qui. Ok, c'è sto berry. Provate tutte. A questo punto scendiamo. E dopo esserci preso anche Turtwig, esserci presi anche Turtwig, arriviamo a Jubilopoli. Eccoci qui. Possiamo a questo punto andare al centro Pokémon, darci una curata. Ecco fatto. Perfetto. Accendere il PC e lasciare giù anche Bidoof. Musamari 399. Quindi 7, 8, 9. Lasciamo giù anche l'altro Starly. Eccolo qui. Che lo faremo evolvere in Staravia appena avremo il tempo. Ecco fatto, iniziamo anche a popolare appena appena il nuovo Living Dex di Hoenn. O meglio, di Sinnoh. Continuo a sbagliare i nomi a caso delle regioni, non so per quale motivo. Questo vorrebbe catturare dei Pokémon tipo Colottero, ma non sa so dove andare. Giustamente, non c'è un bosco qui vicino. O meglio, forse potrebbe esserci. Però non c'è subito. Quindi, magari è un po' spaesato. Lui voleva un Ponyta, quindi lo sta scambiando per un Burmy. Ok. Perfetto, state scambiando Ponyta e Burmy voi. Salve. Are you new here? Well, welcome to Jubilee City. Benvenuto a Jubilopoli, sei nuovo. Una delle città più grandi di Sinnoh. Beh, grazie. E noi esploreremo questa città molto grande di Sinnoh nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!